Buonasera a tutti. Il WWF nazionale ha deciso, approfittando del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, di fare delle proposte alle scuole. Nel nostro caso, approfittando del meraviglioso parco del Gran Paradiso, gestito dal WWF Piemonte e dalla Guardia Forestale di Stato, si è deciso di proporre alle scuole medie del Piemonte un pacchetto gita ludico istruttivo. Normalmente un pacchetto di questo genere, che comprende 2 giorni nel parco con attività, pranzi al sacco, cena, camminate, serate ludiche e pernottamento al rifugio, prevede circa un costo di 160 euro. Il WWF ha fatto la scelta di proporre questo pacchetto a soli 120 euro. Pensiamo sempre più che gli adolescenti abbiano bisogno di un contatto con la natura, non mordi e fuggi stile gita fuori porta, ma di vivere direttamente, per quanto possibile, un lasso di tempo dilatato affinché gli operatori del WWF possano guidarli alla riscoperta degli odori, gli orizzonti e l'osservazione di animali impossibili da memorizzare in un centro urbano. Abbiamo deciso così di convocare i genitori perché riconosciamo, nonostante la riduzione del costo del pacchetto, 120 euro sul bilancio di una famiglia, resta una cifra importante e che per alcuni potrebbe essere un vero e proprio sacrificio. Ci preme però farvi passare il concetto importante di cosa può scatenare in ragazzi preadolescenti ed adolescenti il contatto con la natura, la libertà che si sprigiona in loro immersi in ambienti vivi, l'emozione che possono provare nel sentire il fischio della marmotta o nel vedere un falco librato in cielo o il forte fruscio degli alberi mossi dal vento. Ci sta a cuore tutto questo perché la nostra esperienza come guide al Parco Nazionale ci riempie di soddisfazione nel vedere la trasformazione che anche in soli 2 giorni ragazze e ragazzi possono manifestare vivendo all'aperto. Non solo questo ha toccato la nostra attenzione, da sempre ci sorprende anche il ritorno a casa dei ragazzi che si rispecchiano nelle espressioni felici dei genitori in attesa per accoglierli anche nei loro racconti. Ma bravo!